Buonasera, eccoci qua, abbiamo anticipato una ricetta insieme con Michela, anziché farla domenica, la facciamo adesso. Vediamo chi si connette con me e iniziamo a preparare il dolcino. Buonasera, ecco qua, già vedo che qualcuno è con me. Vediamo chi c'è con me. Allora, io volevo ringraziare Giovanna, Angela e tanti di voi che avete fatto tantissime delle ricette, veramente grazie. Angela ha fatto anche dei primi piatti, mentre Giovanna Zibaldo ha fatto anche il gelato al melone, brava. Allora, vediamo chi è con me e se mi senti. Ciao Fernando, buonasera. Mi senti? Ecco, si sente? Ciao Domenico, buonasera. Allora, che cosa andremo a fare oggi? Andremo a fare un semplicissimo dolcino, faremo un dolcino molto semplice, che adesso prenderò anche la ricotta dal frigo e lo zucchero. Ciao Simo, buonasera! Allora, adesso facciamo velocemente, eccomi, io sono qui, Buonasera Anna, buonasera a tutti quanti. Prendo un attimo un pochetto di zucchero e lo mettiamo nel bicchiere. Allora, vediamo chi c'è. Teresa, buonasera. Allora, che cosa andremo a fare stasera? Scusate le spalle, sto mettendo un pochetto di zucchero perché me lo sono dimenticato. Allora, che cosa andiamo a fare stasera? Stasera andiamo a preparare un cannolo scomposto. Allora, che cosa abbiamo fatto? Ciao Miki, Giusy, Adele, Paola. Allora, che cosa abbiamo fatto la volta scorsa? Facemmo il fiore di zucchina scomposto. Adesso, per stare in tema, facciamo anche il dolcino scomposto, quindi facciamo un cannolo scomposto. Allora, molti di voi in privato mi hanno chiesto, e chi mi ha incontrato qui per strada, no? I miei amici, perché non avessi postato nulla di quell'evento di cui io vi parlai, che si doveva fare ieri. Purtroppo qui c'è stato un bruttissimo temporale, veramente un tempaccio bruttissimo, tutta la strada, tutta la piazza allagata, per cui abbiamo rimandato l'evento a domani sera, che è domenica, e siccome abbiamo la diretta insieme la domenica, ho anticipato ad oggi, va bene? Allora, buonasera a tutti quanti, iniziamo a indossare il grembiulino e iniziamo a preparare la sfoglia del cannolo. Ovviamente il cannolo scomposto, già il nome ve lo dice, è qualcosa di non preciso, no? Per cui non è proprio la forma del cannolo quello che va avvolto attorno al cilindro, perché poi va fritto o messo in forno, ma lo facciamo noi in forme asimmetriche, va bene? Ne facciamo due o tre e poi assembliamo il dolcino. Allora, che cosa facciamo? Accendiamo la lucetta, il grembiulino l'ho indossato e per prima cosa iniziamo a fare la nostra sfoglia. Venite più vicino a me, ciao Fabrizio, buonasera Giovanni, Nancy, eccovi qua, mi giro verso di me e iniziamo a preparare la sfoglia. Allora, innanzitutto buonasera Maria, sempre c'è lì la piccolina mia che qua va la musica, è vero Maria? Allora, ehi Ciro, eccoti, Tonio, buonasera, da New York Maria, buonasera, un uovo intero, mi sciacquo le mani, pizzico di sale, questa è la sfoglia che si fa per i cannoli, almeno quella che faccio io, un cucchiaio d'olio di semi di girasole, una vanillina, un cucchiaio di zucchero, un cucchiaio raso di cacao amaro, un goccino di caffè, 30 ml di vino bianco freddo, pizzico di cannella, iniziamo a mescolare. Allora, Daniela, ciao, Anna Maria Fedele, ciao, fa vedere la tua bambolina, non vuole, è una monella, non vuole farsi vedere, Maria,
Ciao Liliana, Lorenzo, Archetti, buonasera. Rosa, mescoliamo, eh? E adesso io stasera ho dimenticato un po' di cosette. Prendiamo la farina, ma tanto noi già sappiamo che la farina io la doso con il mio bicchiere. Un attimo solo che prendo la farina e sono subitissimamente da voi. Ecco qui. Vediamoci la farina e il bicchiere dosatore. Allora, vediamo. Nietta, buonasera. Lucia, buonasera. Conte, buonasera. Ivonne, mi sembra c'è scritto? Allora, una volta fatto questo, andiamo. Iniziamo con 150 grammi di farina 00 e mescoliamo. Vero? Se vedi in qualche storia o in una delle dirette, mi sembra la facevamo a Pasqua con lei, c'è la piccolina, poi c'è la grande che ho fatto qualche foto con lei. Allora, è molliccio, per cui andiamo a metterci un altro 150 e siamo a 300. E andiamo a mescolare. A questo punto di mania, in questa sfoglia, voi sapete che la sfoglia del cannolo, o per chi non lo sapesse, non va messo lievito. Quindi, impastiamo. Io ne farò pochi per farvi vedere il dolcino. Ciao Valeria, Pina. Allora, sottofondo musicale, sì, questo è Papetti. Un altro pochetto di farina, giusto per far asciugare l'impasto. Poi questo qua, se voi lo tenete in frigo una mezz'oretta, ancora meglio. Eh? Io adesso il tempo non ce l'ho, però voi fatelo, eh? Al limite lo facciamo riposare un attimino, mentre ci prepariamo la farcia. Ecco qua. Questo lo chiudete in pellicola e l'andate a mettere un pochetto in frigo. Ciao Anna, finalmente siete senza nipotini, che bello. Rosaria, Marica, tesoro, ciao. Allora, facciamoci un attimo la crema e vado a prendere la ricotta di pecora che ho messo a scolare. Ciao Giuseppina, ha messo a scolare in frigo. Ecco qua. Questi sono 300 grammi. Bene, bene. Facciamo così. Passiamolo di qua. Ecco qua. Mettiamo un pochetto di rum. Un pizzichino di sale. Poi andiamo ad aggiungere 150 grammi di zucchero e mescoliamo. Vi consiglio sempre di fare questa crema il giorno prima, io però per farvela vedere l'ho fatta adesso. Ciao Flo, Carmela, Maria. Grazie. Allora mescoliamo, anche lo zucchero a velo va ancora meglio, eh? Perché è più sottile, più raffinato. Ecco qua, la crema è pronta. Adesso che facciamo? Facciamo così, accendiamo la nostra padella con l'olio di semi di girasole e facciamo un paio di formine, ma giusto per il cannolo scomposto, giusto per farvelo vedere. Accendiamo e stendiamo la sfoglia più sottile possibile, anche quando la andiamo a mettere attorno al cilindretto per fare la forma del cannolo. Avete visto, io l'ho postato qualche giorno fa, la dovete fare sottile, eh? Quella, la forma come si fa? Si prende la forma del cerchio e poi si va a chiudere l'estremità sopra al cilindretto e si forma il cannolo, va bene? Però in questo caso, noi essendo che un cannolo scomposto, la sua forma non ci interessa. Allora, ci interessa fare tipo delle striscioline così, che poi andiamo a friggere. Più grandi, più piccole, fate voi.
io ne farò giuste qualcuna per farvele vedere, va bene? E andiamo a friggere. Allora, avete visto lo spaghetto di cui vi parlavo la volta scorsa con i pomodorini gialli? Vi ho postato la ricetta. Ciao Giovanna, Anna, Fiorella. Sono veloci queste ricette, tesoro, perciò sono carine, vero? Allora facciamone altre due perché avrò due coppette. Facciamo così. Avrò altri due tagliati veloce veloce. Una favola. A proposito, ma Mario non c'è? Mario veloce veloce. Allora Fabrizio, cosa dici? La cosa che mi piace delle sue live è che ha sempre il sorriso. Sì, ma guarda, guarda, innanzitutto dammi del tu e mi chiamo Michela, la cosa bella è che io fondamentalmente sono sempre così. Giuseppina, tu hai avuto modo di conoscermi di persona, è vero? E chi tanti altri mi conoscono, io sono sempre così. Grazie comunque. E allora facciamo soltanto un altro. Ecco qua. E ritagliamolo con la rotella, senza rotella, io è un po' più carino perché gli addentini. Facciamo così e quest'altro. E va bene, questo qua ce lo consigliamo. Friggiamole, vi giro. Ciao Piera Teano, Piera Basile, ecco qua. Devo dire, sì, Marica, io ti aspetto, Andiamo? Ed è pronto l'olio, vedete, iniziamo a fare le bollicine. Vedete? Allora, facciamo così. Vediamo quante ce ne vanno. Un'altra ci fa. E iniziamo a farle cuocere bene bene, va bene? E allora che cosa facciamo? Ti aiuta che cosa? Cosa dici Francesca ad andare avanti? Brava tesoro, ecco, hai detto una cosa santa e giusta. Andiamo un po' di rotolone e poi iniziamo ad assemblare il dolcino. Mi sciacquo anche le mani. Io mi rendo conto che adesso siamo nella settimana del pieno di Ferragosto, per cui siamo tutti quanti, poi è sabato, siamo tutti quanti, chi esce, chi va in piazza, chi ha cena, chi ha delle feste, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi non ci siete tutti, però magari poi dopo condividete la diretta, seguite la pagina e ovviamente chi ha voglia di rivedere la diretta la può fare in differita. Guardate quante bolle si sono formate senza aver messo. Aspettate che prendo una forchetta che vi faccio vedere. Guardate, riuscite a vedere? Guardate quante bolle. E qui avete visto, non abbiamo messo lievito. Allora, le giriamo un pochetto. Vi faccio vedere. Faccio vedere così vedete anche come si gonfia dall'altro lato. Vedete? Ecco qua, guardate questa quanto è gonfia. Allora, che cosa facciamo? Che dici Fabrizio? Ma no, ma figurati, il piacere è mio. Allora, ciao Giovanna Pisu, ci sono tanti di voi che io poi ho salutato dopo. Che c'è, mai hai detto qualcosa? No, ok, ho visto che mi facevi mi salutare. Saluti a tutti. Mia figlia vi saluta. Allora, mia figlia è una simpaticona di prima categoria, sorride, scherza quanto me, forse più di me, delle battute, proprio è di una comicità unica, poi quando si trova davanti al pubblico, di fronte al pubblico, è completamente diversa dalla mamma, forse perché è piccina, però ha detto vi saluta tutti. Sembrano delle chiacchiere, fondamentalmente l'impasto del cannolo è simile all'impasto. Ti manda un bacio Teresa e tutti gli altri ti salutano. Ciao, grazie. Allora, sono fondamentalmente, Francesca, sono come le chiacchiere, però anche la forma somiglia alle chiacchiere, però fondamentalmente è più o meno, diciamo così, l'impasto del cannolo. Quando lo andiamo a fare, questo è l'impasto.
Solo che però nel cannolo non ci nelle chiacchiere, perdonatemi, non ci mettiamo nel caffè, nel cacao, a meno che non decidiamo di farlo in gusto diverso. Noi la chiacchiera la facciamo classica, no? Col vino, l'uovo, sempre senza come si chiama? Lievito, perché non va messo. Io ho salutato prima, bacioni a Maria, anche Miki Miki ha salutato, bacioni a Maria, grazie. Francesca, vi ringrazia. Allora, che cosa facciamo? Questi qua non ci interessano, li facciamo. No, vabbè, ma li facciamo. Sono pronte, adesso le togliamo, vedete? Allora, togliamole. Ecco qua. Non vi preoccupate, non vi bruciate, ormai ci sono abituata. Perché c'è qualcuno che dice, ma usa la presina, usa questo, usa quello. Tanto io non vi bruciacchio più. Mi sono talmente abituata. Ecco qua, facciamo gli ultimi due. Guardate, guardate quante bolle che fa. E iniziamo a mettere la nostra crema in questa sacca piccina a poche. La vita passa fuggevole come un fumo, posta la stella non spegnesse mai. Grazie Fabrizio, siamo anche poeti stasera, ma che meraviglia. Bravo, grazie. Ciao Cido. Allora, prendiamo la nostra ricotta. Potete aggiungerci anche le goccine di cioccolato, però questa volta non gliel'ho aggiunte. La farò semplice. Allora, facciamo così. Vediamo di farcela anche questa volta. Aspettate che adesso giriamo anche le altre, come stavo dicendo, gli altri biscottini, le altre cialde, chiamiamole cialde. Ecco qua. Allora, mi sembra così possa, ok. Allora, aspettiamo un attimino e giriamoci anche. Adele ti saluta, che dici? Ah, la presina, brava. La presina tua, tesoro, ce l'ho qua, solo che si sporca, quella è così carina. Allora, giriamo anche queste altre qui e adesso impiattiamo, imbicchieriamo, facciamo un po' di tutto. Allora, prendiamo il mio piatto con le due coppette e iniziamo ad inciuciarle. Allora, questo è pronto, fatemi vedere. Sì, scoliamo anche questi altri biscottini qua. Guardate come sono carini. Si sono talmente gonfiati come se avessero il lievito. Vedete, però il lievito non c'è, non ce l'abbiamo messo. Allora, prendiamo queste altre qui, le sto scolando le altre. Aspettate che fa di nuovo caldo. Chi quando ha smesso? Soltanto ieri un pochetto che ha fatto quel tempaccio temporale. Allora, assembliamo il dolcino? I bicchierini sono questi, le coppette. Voi fate voi quello che avete, per carità. Ecco qua, vi giro e vi faccio vedere. Alla base mettiamo un po' di granella di nocciole, di pistacchio, scusatemi. Anche nocciole se vi piace, però se ci fate caso, i cannoli da un lato hanno la ciliegina e il cedro candito e dall'altro c'è chi aggiunge, usa mettere queste granelle di pistacchio. Quindi facciamo così, rendiamolo proprio scomposto. Ecco qua, e questo è andato. Poi facciamo così, ci mettiamo la nostra crema ricotta. E uno, ci vedete? Due, altro pochetto, ecco qua. Poi ci andiamo a mettere i nostri biscottini scomposti, possiamo anche spezzarli, ecco qua, facciamo così. Vediamo anche quest'altro qua. Ecco qua. Che cosa facciamo adesso? Ci manca la ciliegina sulla torta, ok? Rossa e verde. E ne mettiamo un'altra qui.
ecco qua, qualche granella per decorare, giusto giusto, facciamoci la spolverata, come sempre, mettiamo due biscottini per decorare qui, giusto per completare, e completiamo con lo zucchero vero vanigliato. Ecco qua. Che dire? Allora, una ciliegina qui, un'altra qui. Io vi faccio vedere sempre come lo porto io in tavola, eh? Eccolo qua. E allora, il nostro cannolo scomposto è pronto. Eccolo qua. Guardate. Eh? Ciao Giuseppina. Eccola qua. Avete visto? Questo è molto semplice. Potete farlo in qualsiasi momento. È un dolcino al cucchiaio, un dolcino molto goloso, perché comunque la ricotta di pecora associata allo zucchero, all'aroma che a voi piace, voi sapete, metto sempre un goccino di rum, ma se a voi piace un altro insomma liquore, un'altra profumazione, fate pure. E poi avete visto, non ci abbiamo messo niente a realizzare queste cialde velocissime, avete visto come sono anche lievitate all'interno senza aver messo nulla. E allora, che dire, vi faccio vedere la coppettina da vicino. Guardate, carina, no? E buona soprattutto. Allora, con poco, avete visto, riusciamo a fare sempre qualcosa di molto carino, ma soprattutto anche gustoso. E allora, che cosa dico? Io vi saluto, ci vediamo giovedì per la ricetta salata. Mi raccomando, condividete questa diretta. Se rifate le vostre, se rifate qualche mia ricettina, postate tranquillamente le vostre foto tra i commenti dei miei post. Va bene? Allora io vi ringrazio. Ciao dalla Sicilia, un bacione, ciao Salvo, anche a te un bacione, Francesca, un bacione a tutti quanti, Giuseppina. Brava, fatela per Ferragosto, perché è al bacio, una ricettina veloce, veloce, una favola. Vi saluto e domani finalmente faremo questo evento in Piazza Marina Grande con i miei amici Libera My Style. Va bene? Vi posterò, come abbiamo detto la volta scorsa, qualche foto, qualche breve filmino, per rendervi partecipi anche a voi. Un bacio e vi auguro una buona serata.